A questo punto potremmo cominciare, anche se ho perso ogni speranza che l'assessore regionale ci raggiunga. L'assessore è stato invitato, l'invito è stato rinnovato diverse volte, sia per iscritto che per telefono. Ogni volta ci è stato risposto che l'assessore non poteva ancora dare una risposta perché era molto impegnato. E quella risposta la attendiamo ancora stasera, sperando che ci sia, visto che l'argomento è proprio di sua competenza, diciamo così. Io intanto però non farei attendere i nostri ospiti, che ringrazio per essere presenti. Qualcuno probabilmente ci raggiungerà successivamente. Buonasera a tutti, benvenuti. Perché attacco un'associazione che si occupa di finanza e che si batte contro la finanziarizzazione dell'economia, si occupa di salute, di sanità. Se ne occupa perché in questi ultimi anni la sanità è diventata un terreno di conquista della finanza. Io non faccio qui elucubrazioni varie sull'argomento, dico solo che a livello locale, a livello piemontese, sappiamo tutti che il bilancio della sanità delle regioni è un bilancio ingente, quello della regione Piemonte praticamente rappresenta il 70-80% del bilancio complessivo. Su questo 70%, il 40% è ormai affidato ai privati, quindi diciamo che ci avviciniamo alla metà della struttura sanitaria regionale che è esternalizzata, ma questo è solo un elemento. L'altro è che nei grandi interventi, nei piani sanitari, anche della regione Piemonte, ma in tutta Italia si stanno inserendo con molta forza e capacità dirompente, si sta inserendo la finanza, i fondi di investimento, i fondi pensione, con l'assurdità che abbiamo i lavoratori che si creano un fondo pensione per avere una pensione, per avere la pensione, e usano questi soldi per speculare sulla sanità, che poi pagheranno ancora più cara con quella pensione con cui fanno questi giochi. Insomma, siamo alla perversione, anche se poi questo è il mercato e ci dicono che è quello che ci tocca. Però noi non ci rassegniamo come Attac Italia, facciamo parte di una rete internazionale abbastanza diffuso in tutto il mondo, e da alcuni anni appunto ci misuriamo anche sul fenomeno della finanza nella sanità, e per quello che ci occupiamo anche della sanità piemontese e torinese. Abbiamo cominciato a farlo già nel maggio, appunto 2 anni fa, nel 2020, nel pieno della pandemia da Covid, invitando, grazie anche ai buoni uffici del dottor Pinapinto, invitando il dottor Luigi Cavanna, che dirigeva il dipartimento, direttore del dipartimento dell'USL di Piacenza, il quale, di fronte allo scoppio dell'epidemia e all'incapacità della medicina di base, delle strutture sanitarie di base di far fronte al fenomeno, di fronte a un pronto soccorso stipato di brande di pazienti che non potevano essere ricoverati perché l'ospedale era strapieno, le terapie, poi non occorre che vi descriva questo, ha capito che bisognava muoversi diversamente. È uscito dall'ospedale con le sue equipe e è andato a curare i malati sul territorio, quello che dovrebbe fare la sanità di base, che non fa perché non è mai stata realizzata se non in minima parte. Dicevo che nel maggio di 2 anni fa denunciavamo questo fenomeno e chiedevamo appunto che chi di dovere, a partire dagli assessori alla sanità della regione e del comune, si muovessero nella direzione di affrontare e risolvere questo problema. Ancora l'anno scorso siamo intervenuti come Attac per
Perché abbiamo visto, era il 29 ottobre dell'anno scorso, abbiamo fatto una riunione come questa, perché abbiamo dovuto denunciare come durante la pandemia non ci fosse stato uno che non avesse detto che il problema era, uno dei problemi gravissimi della pandemia era la medicina di base, la struttura sanitaria di base, e che questo bisognava affrontare e risolvere, altrimenti si sarebbe tornati come prima. E oggi, a 2 anni di distanza, facciamo questa riunione tra noi per dirci, prima di tutto, ma dire anche ai nostri amministratori, che il pericolo ormai è concreto e reale. A pochi giorni si chiude la partita del PNRR, quei 4 miliardi e più che l'Unione Europea destina alla sanità di base nel nostro paese. Non sono prestiti, in parte sono regolati, ma insomma bisognerà restituirli. E l'uso di questi 4 e più miliardi, una parte dei quali deve essere comunque destinata al Meridione, ma insomma, per esempio, a Torino, solo per la sanità di base, toccano più di 50 milioni di euro. Beh, l'anno scorso, quando la Regione Piemonte ha presentato il suo progetto per l'utilizzo dei fondi PNRR al governo, bene, il progetto PNRR della Regione Piemonte non prevedeva un euro per la città di Torino, non un euro. Poi, vabbè, ci sono state proteste, eccetera, però devo dire anche che iniziative in questo campo pubbliche, anche modeste come quella nostra di questa sera, non ce ne sono state altre, oltre alle nostre, se non quella del sindacato della NAO, dei medici ospedalieri, che l'anno scorso, proprio al Valentino, se qualcuno ricorda, ha fatto una giornata intera di un convegno proprio sulla sanità e sui problemi che doveva affrontare. E però il tema viene taciuto e siamo alla scadenza appunto dei progetti sui quali poi l'Unione Europea deciderà se sono coerenti con i suoi standard, i principi che ha fissato, altrimenti rischiamo anche di perdere quei soldi per la sanità di base, di cui tutti fino a ieri dicevano che c'era un bisogno estremo, altrimenti saremmo ritornati come prima. Ecco, questa sera siamo qua a riprendere questo discorso ormai sul ciglio, non dico del burrone, ma quasi. Entro un mese, entro giugno, lo Stato italiano deve presentare i progetti definitivi per il finanziamento all'Unione Europea e facciamo un po' il bilancio di che cosa è successo. Intanto comincerei quindi dando la parola al dottor Vittorio Agnoletto, che è stato sempre da tanti anni un campione dei diritti alla salute. Lui ha lanciato anche il referendum, la raccolta firme contro i brevetti sui farmaci salvavita, sui farmaci Covid, che però non sembra che abbia incontrato questa larga adesione di massa, e questo la dice qualcosa sulla nostra società. Ma e si è sempre battuto e si batte, questa sera ha strappato qualche ora del suo tempo anche per noi, perché ci dia un quadro della situazione della medicina di base, sul quale poi interverrà successivamente l'ex assessore regionale nostra del Piemonte, Leonora Artesio, per parlare di più della situazione locale. Ringrazio, ripeto, l'assessore Rosatelli, assessore alle politiche sociali del Comune di Torino, che è presente. Speriamo che nel frattempo si faccia vivo anche l'assessore regionale Icardi. E darei la parola quindi al dottor Agnoletto per cominciare.